Si sente pochissimo. Si sente poco. Professor Emeritus all'Università di Cambridge nel Dipartimento di Mathematics, che è il Dipartimento di Stephen Hawking, ma anche sono professore di rischio climatico all'Università Politecnica del nella seconda vita. Questo libro era scritto originalmente in inglese, pubblicato da Penguin Books in Inghilterra. Continuo in Penguin Books, ma la traduzione di Addio ai ghiacci è fatto da Maria Pia in Balletti Borinchieri a Torino. So spero che tutti desiderano comprare in italiano un po' di questo. Il libro the book deals with the loss of sea ice, Ghiaccio del Mare, from the Arctic, and what that means for the climate of the world, that there's very big dangers of change in the climate of the entire world because of the loss of ice on the Arctic. Il libro parla dei cambiamenti del ghiaccio, lo scioglimento dei ghiacci che ha degli effetti in tutto il mondo e è molto pericoloso per la sopravvivenza proprio del pianeta. Ok, questo è l'orso polare molto. È un orso polare molto strano, non mi è piaciuta la scelta dell'orso polare, cioè che mi sembra un topo, ma comunque. Ok, well, comincio. In the 1970s, when I first started in the Arctic, this was the way the ice was, that in the winter, the blue here is ice, sea ice. In the winter, the ice completely filled the Arctic Ocean and was also in all these other parts of the Arctic. And it cemented together Siberia and North America, so that we always thought, everybody thought, that the northern continents were all joined together forever by ice. And even in the summer, the ice retreated a little bit, but was still filling nearly all of the Arctic Ocean, just a little bit of space where ships could get through. But, okay, this doesn't matter. Devono cambiare le pile. Ah, grazie. Allora, Peter dice che negli anni 70, quando lui ha cominciato a fare la ricerca polare, praticamente il ghiaccio del centro, del polo, dell'Artico, questo lo metto io fra parentesi, una cosa che mi ha sempre dato estremamente fastidio è quando le persone parlano del polo nord per indicare l'Artico. Sono due cose completamente diverse. L'Artico è la zona, il polo nord è quel puntino lì. Quindi proprietà di linguaggio come ci hanno insegnato a Cambridge. E comunque nell'inverno vedete che il ghiaccio copriva praticamente tutte le terre, tutta l'acqua, l'oceano, all'interno delle terre. Quindi i due continenti, la Siberia, il continente asiatico, il continente americano, erano praticamente un tutto unico. E anche in estate, quando c'era lo scioglimento che avveniva per questioni di temperatura, comunque era sempre un legame che c'era. Quindi uno poteva pensare alla parte, all'emisfero settentrionale della Terra come un tutto unico. So when there was a lot of ice, we could do our work in the winter by putting bases on the ice, or by freezing ships into the ice
and then working as the ice was driven around the Arctic by the wind, but it was always very solid ice in winter. Allora, quando potevano lavorare, il ghiaccio era molto solido e lavoravano anche d'inverno con dei campi sul ghiaccio, con navi da cui potevano poi rimanere congelati e andare, muoversi, trasportati dal vento insieme al ghiaccio per fare la loro ricerca. Also the people of the Arctic, the Inuit, also could travel all over the Arctic with dog sledges in the winter, and then when they came to the shore, to the coast, here this is an iceberg, and this is the coast of northern Greenland, they would simply come move from the ice of the sea to the ice of the land. No. Anche gli abitanti, gli Inuit, che vivevano appunto e si muovevano con le slitte, con i cani, qui si parla del nord della Groenlandia, dove Peter era appunto sulla slitta che ha fatto questa fotografia, e c'era la continuità, questa qui è la terra, sono le montagne della Groenlandia, questo è un iceberg, c'era la parte di terra coperta e poi diventava ghiaccio marino e proseguiva senza problemi. But now everything has changed because the Arctic is warming very fast. This is the record of how much the temperature of the Arctic has changed since the 1950s. 1951, and the Arctic has warmed up by a lot, by between 1.5 and 2.5 degrees, while the rest of the Earth has warmed up by a lot less. So the Arctic is getting warmer about 3 or 4 times as fast as the rest of the world. Allora, qui si dimostra quella che si chiama l'amplificazione artica, nel senso che nel resto del mondo, a 90 gradi, a zero di latitudine, eccetera, c'è stato diciamo la media, che è un innalzamento di circa 0,7 di un grado centigrado, ma nell'Artico la temperatura è salita negli anni tra il 1951 e il 1980, è salita fino a 2.5 gradi in più. And the result is that the sea ice, Ghiaccio del Mare, is retreating, and the records show that it started to retreat in about 1950, and then this is the area of sea ice in the summer has gone down. It's going down since 1950. The area in the spring and winter, other seasons, has declined more slowly, but the biggest, most rapid loss is in the summer, and it started about 1950. Questi sono dei diagrammi che mostrano la totale estensione del ghiaccio durante l'estate, che è questa parte che si. C'è una diminuzione veramente notevole. Le altre stagioni, questa è annuale, e il verde annuale, gli altri sono le stagioni, sono sempre diminuite, ma con minore intensità. Questa dell'estate è proprio un cambiamento notevolissimo di perdita di ghiaccio. So, this reduction in area in the summer, instead of the whole Arctic being covered with ice, by 2005, there was a big open water area right round the edge of the ice, so that the ice, instead of filling the Arctic Ocean, only fills part of the Arctic, and there's big spaces for ships to be able to sail through the Northwest Passage and the Northern Sea Route. Then in 2007, an even bigger loss. So that's now there's an ocean or sea in the Arctic, the Beaufort Sea, which is free of ice, and the pink line here was the ice limit in the 1970s, and now in 2007 it's gone right back to here, and all this area is now open water.
queste due immagini fanno vedere quanto si sia ritirato il ghiaccio durante l'estate, e l'estate per l'Artico è a settembre, e questo nel 2005 si era creato proprio un vuoto, di modo che vedete il ghiaccio non tiene più i continenti come avevamo visto prima, e consentiva anche il passaggio di navi lungo la costa. Ancora più ghiaccio è stato perso nel 2007, quando questa linea rosa che si vede qui era la linea della media degli anni 50, e questa parte è stata completamente perduta nel 2007. Then, in 2012, there was another big jump. So this was 2007, and this is 2012. So there's another reduction of area. 2012. Ancora più forte si è avuta una riduzione ancora più importante nel 2012. Questo in giallo era il 2007, questa era la media dal 79 al 2000, e nel 2012 c'è stata una riduzione ancora maggiore. Okay. So the result is, this is what happens to the area of ice in the summer. It's gone down very fast. This was from 1950 right down to today. But the computer models, the climate models that predict changes are not right. They haven't been following, because the black line is the prediction of climate models, and they predict that the ice will retreat much more slowly, and there'll still be a lot of ice around in 2100. But we already see that it's nearly all gone by 2018, by now. Questa diapositiva mostra il totale di tutti questi modelli matematici che vengono applicati all'estensione del ghiaccio, e che hanno già sbagliato clamorosamente, perché la predizione media dava ancora del ghiaccio nel 2100, mentre già nel 2012 il ghiaccio era già diminuito molto velocemente e molto chiaramente. So one of the reasons for this error in the model is they don't take account of the thickness of the ice, just the area, and the ice is getting thinner, but the only way to measure that is to go underneath the ice and look up with an echo sounder. Una delle ragioni per cui c'è stato un errore così evidente da parte dei modelli matematici è perché guardavano soltanto all'estensione, ma non allo spessore, e lo spessore è diminuito, quindi si è assottigliato il ghiaccio. La difficoltà è di andare a studiare lo spessore del ghiaccio, e quindi il modo migliore, anche se molto difficile, è attraverso i sottomarini. So I've been going with British submarines to the Arctic since 1976. Peter è andato in sottomarini nell'Artico, sottomarini nucleari della Royal Navy, dal 1976. So this is what it looks like. Firstly, when you're standing on the ice, this is what a submarine looks like when it's coming up through the ice. Questo è il sottomarino che sta uscendo dal ghiaccio, evidentemente posata, perché ci hanno messo prima il fotografo e poi fanno vedere il sottomarino che sta. Ci sono dei film che sono veramente impressionanti. Si vede questo sottomarino che esce, e di solito esce al polo del norte, perché ovviamente. So this is just two pictures. And this is some more of it has come up. That's the coming down. Okay, comincia a uscire ancora. Okay, then this was at the North Pole in 1976. Ottobre 1976 al Polo Nord. Peter è questo. When I was young. You see, it's dark at the North Pole. Era l'inverno, la notte artica era già iniziata all'ottobre. Okay. And this is the captain who was later became head of the Royal Navy. E quello era il capitano che poi è diventato capo dell'intera marina americana. No, inglese. And these are some pictures of
life on board the submarine. Adesso ci sono delle immagini della vita a bordo. So, firstly, if you are civilian, you have to sleep in the torpedo. Se sei un civile che non sei un militare, devi dormire nei contenitori dei missili. So it's very uncomfortable for hitting your head against. E continuava a sbattere la testa quando si alzava. And this is in the control room. You see this, there's no space for pictures on the wall. Che non c'è spazio per niente con tutti i, la sala di controllo del sottomarino nucleare. Okay. So this is what we found, that looking up with an echo sounder, the bottom of the ice is not flat, but it's got these mountainous peaks, which are called pressure ridges, which are produced by the wind crushing the ice and pushing it down to great depths, maybe 50 meters. But this is the ice that's grown naturally, 2 or 3 meters deep, and then the pressure ridges can go down to up to 50 meters. Questo è il risultato del primo viaggio di sottomarino, erano dei rotoli che avevo analizzato anch'io quando ero a Cambridge all'inizio della mia carriera e questo è stato fatto mettendo un echo sounder, un suono riproduttore che manda, messo dall'altra parte di modo che veniva, questo è quello che si vede sotto. Il ghiaccio, questo è il ghiaccio normale che all'epoca era circa 3 metri di spessore, poi quando i vari campi di ghiaccio si spostano e vengono messi uno contro l'altro dal vento, questo è quello che succede, si formano queste creste di pressione che possono arrivare anche a 50 metri di profondità. So now today we use better sonars. That sonar can measure the profile of the ice. This one takes an image, like it's like a 3D view. Adesso usiamo invece questi il sonar multifascio, era questo qui montato sul sottomarino. And it looks, so here's a pressure ridge, but we see it. Mentre l'altro era unidimensionale, questo dà una visione tridimensionale e praticamente la cresta di pressione qui si vede che vista al contrario si vedono proprio tutte le sue caratteristiche. So this was the submarine where we had an accident. E questo è il sottomarino quando poi ci fu un incidente a bordo dove morirono due marinai e anche Peter se l'è vista piuttosto brutta. Ne parla nel libro, racconta tutta la... È stata la parte più difficile per me da tradurre, devo dire, perché era troppo descrittiva. Yes. Okay. So the result is that now with the ice is shrinking and getting thinner, there's now in the summer the volume of the ice is only a quarter of what it was in the 1970s. So 3/4, 3/4 of the ice has disappeared. Appunto attraverso questi studi si riesce ad avere il volume, cioè l'estensione moltiplicata per lo spessore. E questo dà veramente un'indicazione spaventosa, nel senso che dal 1979 al 2011 abbiamo perso 3/4 del volume di ghiaccio dell'Artico, da 16,9 a 4,3. So another way we show this is called the Arctic Death Spiral. Questa viene chiamata la spirale artica della morte. So this is the volume going, and this is the year. So in September, for instance, the volume in 1979 was this, and then as time goes on, it gets smaller, and it's now nearly zero. And all the other months of the year also decrease. So the volume of is a spiral coming in towards the center. When it reaches the center, the ice will have disappeared. Questo è un altro modo per definire, per
dare un'immagine grafica della perdita del ghiaccio, nel senso che per esempio a settembre, come abbiamo visto, dove c'è la minore estensione di ghiaccio, nel 1979 questo era il volume del ghiaccio, 15 e qualcosa, 16, e proseguendo anno dopo anno, seguendo questo, si arriva adesso che già nel 2012 stava arrivando quasi a zero, e gli altri mesi seguono a ruota. Se non ci fosse stato nessuno scioglimento, questa spirale si ricongiungerebbe. Okay, so that already the ice looks different. When I was young and we went to the Arctic, the ice looked like this. It was called Nautier, it was many years old, very thick, several meters thick, and lots of rugged mountains and valleys like Grand Canyon. This is the way ice was. Quando Peter ha cominciato, che era giovane, questo era il tipo di ghiaccio che si trovava nell'Artico. Vediamo il confronto con le figure degli uomini. E era ghiaccio di più anni, che aveva avuto il modo di crescere nel mare di Beaufort negli anni 70. Today is molto noioso. Questo è molto noioso. It's very thin. It's called first year ice. It only lasts one year. It grows and then it melts in the summer, and it's very thin. It's only one to 1.5 meters thick. Adesso la maggior parte del ghiaccio dell'Artico è ghiaccio di primo anno, nel senso che si forma e poi si scioglie, e al massimo raggiunge un metro e mezzo di spessore. So it's not as beautiful. Non è neanche bello. So shall I go straight to the yeah, go to Italy. So this loss of ice produces changes in all the whole climate of the planet, and I'll talk about the different ways the loss of ice affects our climate. Praticamente l'introduzione di studiare il ghiaccio non è solo fine a se stessa, perché ci stiamo rendendo conto adesso che la perdita del ghiaccio nell'Artico sta creando dei fenomeni diversi di cambiamento durante tutto, per tutto il pianeta, e queste sono le varie funzioni. First change is this albedo effect. That the albedo is the fraction of the radiation from the sun that is reflected straight back into space. Allora, una parola che si usa molto è questa albedo, che gli inglesi la dicono albedo, noi la diciamo albedo, che sarebbe la parte di riflesso quando i raggi del sole colpiscono la Terra. Vengono riflessi. Se c'è bianco li fa riflettere di più, se c'è nero vengono assorbiti. So ice and snow reflect 80% of radiation, but water only reflects 10%. Allora, il ghiaccio e la neve riflettono l'80%, mentre l'oceano e il mare riflette il 10%. So this, in the past, this all of this area was white in the summer, and now only this area. So all of this area used to be white and is now dark. It's now water. So this area gives you a bigger absorption of energy. And in passato, quando anche d'estate c'era il ghiaccio che ricopriva l'Artico, questo riflesso ritornava, quindi la Terra si manteneva meno calda. Adesso che il ghiaccio è molto limitato, invece viene assorbito il calore da tutta questa parte, e questo provoca il riscaldamento globale. And the same applies to snow. In the Arctic there is much less snow than there used to be, and here in June this is the change in the area of snow in the Arctic, and we now have 6 million square kilometers less snow than we used to have.
un'altra causa di riscaldamento è la perdita della neve, perché la neve col più caldo si scioglie e c'è stata una perdita di 6 milioni di chilometri quadrati di neve. And so this means in all of these brown areas used to be snow covered in June, but now they're ice free, they're snow free. And this is Siberia and Alaska. These are places. Ecco, queste quest'area che adesso è marrone hanno tutte perso la neve e si sta parlando della Siberia e dell'Alaska. So the snow has the same effect as. E la neve ha lo stesso effetto del ghiaccio, nel senso che non fa riflettere, la perdita della neve non fa riflettere l'energia solare che ritorna nello spazio, quindi viene assorbita dalla Terra. So the albedo is the same as adding 50% to the rate of warming of. La perdita dell'albedo è praticamente aggiungere il 50% della perdita di. Poi, the warm air in the Arctic in summer moves over the Greenland ice cap and ice sheet and melts some of it. And that's ice on land, which means that when it melts, it increases sea level. So this is, in the past, just the edge used to melt in summer, but now the whole of the ice sheet melts on the surface. C'è un altro problema molto importante, la Groenlandia. La Groenlandia che è completamente coperta da una grossa calotta, molto spessa, calotta polare, così si dice, 3 chilometri? Che è 3 chilometri di spessore, 3.000 metri di spessore, e in passato sì, l'aria calda dell'estate magari faceva sciogliere soltanto un po' nei bordi questo. C'è stato un fenomeno nel 2012, nel giro di 11 giorni tutta la superficie è diventata acqua praticamente, e questo è il grosso problema che fa salire il livello del mare, perché questo è ghiaccio di terra che si scioglie e quindi aumenta il livello del mare. Sì, and we're talking about close up Port of St. George. Mi fa venire la paura di abitare a Porto San Giorgio. These were the original predictions of sea level rise, but now we see Greenland ice sheet melting, the predictions get higher and higher. So we think that there'll be at least 1 meter of sea level rise by 2100. And maybe 2 or 3 meters. Allora, quando ci sono state fatte le previsioni sempre con modelli matematici, prevedevano un innalzamento tipo di 20 centimetri o quello che era. Invece la realtà vede aumentando lo scioglimento appunto della calotta polare della Groenlandia, si arriva al 2100 con una previsione di almeno 1,2 metri, e in alcuni casi alcune persone predicono addirittura 3 metri, anche 4 metri. È molto pericoloso. È pericoloso e anche molto rapido. Le coste, per le coste dell'Adriatico. Next problem. Un altro problema. Release of methane. The Arctic is a deep ocean, but it has very shallow continental shelves, only 100 meters deep. Allora, l'Artico è un oceano molto profondo in questa parte, ma i mari, soprattutto dalla parte della Siberia, sono invece molto molto bassi, hanno dei fondali molto bassi. So when the ice retreats in the summer, all of this becomes open water. Quando il ghiaccio si scioglie d'estate, tutta quella parte della Siberia, quella di azzurro chiaro, diventa acqua e quindi si riscalda. Sì, si riscalda perché è così shallow. È arrivato, certe volte a 70 centimetri.
i mari della Siberia, intorno alla Siberia, riescono a essere anche solo su 80 centimetri. So originally the water was at freezing point in summer, but now it gets up to beyond 5 degrees. L'acqua che di solito si manteneva al punto di congelamento adesso arriva ad essere fino a 5 gradi. E quando Peter ha fatto una spedizione che è partito dall'Alaska, hanno misurato 11 gradi di mare, nel mare dell'Alaska. So the result is the permafrost on the seabed. That's frozen ground that holds back anything from escaping. But in the seabed, there are sediments that are made of methane, and this is the. Allora, nei fondali marini risalenti ancora all'era glaciale, ci sono dei sedimenti di metano. Metano congelato all'interno e sul fondo del mare. E questi si stanno sciogliendo, quindi abbiamo delle fuoriuscite di metano. Questo viene chiamato ghiaccio bollente. See, because it looks like ice, but if you put a light to it, it burns. Se ci metti il fiammifero, prende fuoco. So, when this permafrost melts, the methane can escape. Questa appunto è la parte del permafrost che riscaldato procura una fuoriuscita di metano. Coming up in big, e arriva, viene fuori queste chiamate plumes. Come l'avevamo tradotto? Risalite. Risalite, io l'ho chiamata. Centimeters. E se appunto 70 centimetri del mare. So when you look at this, you can see the bubbles of methane coming up to the surface. Queste sono bolle di metano che stanno salendo alla superficie e sono fermate dalla superficie del ghiaccio. So this c'è un gruppo russo che sta studiando questo, infatti si vede che è la loro diapositiva russa. So this is really dangerous because methane is a greenhouse. Increases the greenhouse effect. Questo è molto pericoloso perché il metano è un gas serra che è 23 volte più forte dell'anidride carbonica. Okay. Next problem. Altro problema. Is weather, extreme weather, as opposed to climate. L'altro problema sono le manifestazioni climatiche estreme che si stanno avverando e stanno avvenendo in tutto il mondo, molto di più adesso che non in passato. So what we find, we found this year, this is February. A febbraio di quest'anno, quindi proprio recentissima questa. The extreme cold in Europe. This is the normal temperature in the Arctic from January into the summer and back to January. But this was the temperature of the Arctic when it was very cold in Europe. It was very warm in the Arctic. It was 20 or 30 degrees warmer. Ecco, questa è la media delle temperature dell'Artico da gennaio a dicembre e quest'anno proprio, questo si è fermato a febbraio perché hanno fatto questo studio, quando in Italia e nell'Europa c'è stata quella che hanno chiamato la bestia dell'est, credo, però in inglese la chiamavano la bestia dell'est, il freddo cane che abbiamo avuto anche in America. In Artico ci sono stati 20 gradi, quindi c'era una cosa assolutamente fuori da ogni... 20 gradi in più del normale. 20 gradi in più del normale, sì. Cioè da meno 30 a meno 10. Diciamo. Però 20 gradi in più del normale. La causa di questo is the jet stream, which is this strong wind current of air that goes from west to east, which makes it a shorter flight to go. Normalmente ci sono questi venti naturali che
il famoso quando si va da ovest verso est si viaggia in aereo più in fretta che non andando da est verso ovest. So, because the Arctic's getting warmer, this temperature difference is less and the jet stream slows down and it has these big loops, and in each loop you can get cold air coming down south and warm air going up north. Questo cambiamento è dovuto, prima era una cosa molto più moderata questi venti che circolano nella Terra, adesso siccome c'è un riscaldamento maggiore nell'Artico, la differenza tra le zone temperate e le zone artiche è molto inferiore e quindi si rallentano questi venti e formano delle onde molto più profonde, per cui per esempio si vede che qui scende l'aria fredda e da qui l'aria calda sale. So this produces these extreme e produce weather. Questi estremi, il caldo nell'Artico e il freddo nelle zone temperate. And the trouble is that it produces these extremes in middle latitudes, which is where nearly all the world's crops are grown. The brown is crop production. And the changes due to the jet stream affect these areas most of all. Which gli effetti di questo cambiamento del jet stream crea problemi proprio nelle zone temperate dove ci sono le coltivazioni maggiori e quindi c'è il problema anche di approvvigionamenti. So that makes affects food production and makes the cost of food higher. Quindi il costo del cibo diventa sempre più grande. So this is that the Food and Agriculture Organization, sì, has a global food index, the price. C'è un prezzo del cibo, l'indice. Averaged all over the world. And it was 100 in 2000 when they started. And then it went up to over 200 in 2008 and over 2015-2012. Those were years when the ice was retreating. Questo aumento dei prezzi è dovuto quando più c'è stato il ritiro del ghiaccio, si è avuto meno cibo e quindi i prezzi sono saliti. No. E un'altra cosa è. That's extreme weather events do that, but that produces a lot of civil unrest. These are riots and civil wars. E ci sono anche le guerre civili e i problemi sociali sono molto più avanzati anche durante questi momenti in cui c'è costa di più mangiare. Yes, because if you're living in a third world city. Perché se vivi in una città del terzo mondo non puoi comprare da mangiare e quindi si creano problemi. And the other thing is just the warming alone reduces the yield of crops. So these are all the per esempio, most common crops. Il grano in India, il riso in Asia, stanno perdendo proprio, abbiamo perso la produzione fino all'80%. Initially there's a slight gain, but then it's the big loss as the warming gets. Più aumenta la temperatura generale della Terra, più si perde la capacità di coltivare. So this is why in the Paris Agreement people want to keep the warming to less than 2 degrees. Questo è perché nel famoso accordo di Parigi si voleva mantenere una crescita non superiore ai 2 gradi per il mondo. So next problem is a very quickly do the last problem, which is there's a current in the ocean, as well as the current driven by the wind, which is called the thermal haline circulation. It's just a slow current. And in the Atlantic, it's a slow current at the surface, it goes up to high latitudes, and then the water sinks and it goes south. Allora, questa è una circolazione mondiale che porta dall'acqua, dalla superficie e in profondità e gira per tutti gli oceani. Okay, so this sinking used to happen in a place in the Greenland Sea called the Odden. Quando l'acqua di superficie, ci sono vari punti nel mondo, ma uno in cui si inabissava era in una
zona della Groenlandia dove si formava del ghiaccio tutto a frittelle, so cosiddetto ice, ghiaccio a frittelle. So the ice forms quickly and it looks like pancakes. Si formava molto in fretta, noi abbiamo fatto una spedizione appunto in questa zona e il ghiaccio a frittelle porta molto sale che va giù e quindi rende l'acqua più pesante e è per questo che si inabissa. Salt goes into the water and then the water sinks and it sinks like a e diventa come, come fosse quando si toglie il tappo dalla vasca che fa un mulinello, esatto, e questo è un mulinello che andava fino a 2000 metri. La stessa qualità dell'acqua era una cosa impressionante, non lo si vede con gli occhi, questa è una ricostruzione, e viene chiamato camino. E ma si forma questo e lo si vede soltanto mettendo degli strumenti che portano l'acqua in superficie e hanno delle caratteristiche completamente diverse. So now it doesn't happen, doesn't form. E adesso questo Oden non si è più formato perché non c'è più ghiaccio che si forma. So this current is weaker and the prediction of the European Environment Agency is that that will mean that Britain and Ireland and Iceland will warm more slowly, it's only 2 degrees by the end of the century, but Eastern Europe and Southern Europe will warm by 4 degrees. Queste previsioni fanno capire che la corrente del Golfo diminuirà il suo valore e la sua velocità e quindi la parte che si riscalderà meno sarà proprio l'Inghilterra, l'Irlanda, l'Islanda e parte del nord della Francia, mentre il resto dell'Europa e anche l'Italia si arriverà ad essere praticamente desertici con un aumento da 4 gradi e mezzo in più. So 4 degrees it will make Italy like all that. E 4 gradi renderebbero l'Italia come l'Africa del Nord. So, cosa possiamo fare? The problem is that we can't reduce our carbon dioxide is what mainly causes global warming, but we haven't stopped increasing our emissions, China and India especially, we're increasing our emissions. What can we do? We can't reduce our emissions although we we should reduce our emissions, but we can't because it's too difficult. Allora, siccome le emissioni non verranno mai ridotte dall'uomo, in ogni caso, perché la nostra civiltà non ci porta a ridurre, la Cina sta andando sempre più in alto comunque come emissioni, allora l'unica vera soluzione è togliere la nube. Two things we can do. One is to reflect more radiation from the planet and make it cool by. And one way, this is way we've been working on, is called marine cloud brightening, that you pump seawater up inside this mast and release it into the bottom of clouds, and it makes the clouds brighter. Allora, questo è un sistema che stanno studiando per rendere le nuvole marine più luminose. Se sono più luminose riflettono di più le radiazioni e queste sono delle barche che prendono l'acqua di mare e la rendono come fosse uno spray piccolissimo col sale che formano delle molecole piccolissime e che arrivano nelle nuvole. Questa è una parte di geoingegneria. Che non sono guidate dall'uomo. And the particles have to be very careful size control. E anche bisogna controllare molto attentamente le particelle che vengono mandate nel mondo. So this can reduce global warming, but it can't get rid of the carbon dioxide. So therefore. Questa è il futuro, se abbiamo qualsiasi speranza di salvare la Terra, questa è quello che dovremmo lavorare. In the end is la cattura diretta dell'aria. To capture carbon dioxide from the atmosphere by chemical methods.
catturare l'anidride carbonica, eliminarla attraverso dei macchinari e farla uscire pulita. So then it depends if we can have some success with that. If we don't, then this will be what the Arctic will look like. Se non si riesce, qui sarà come l'Artico diventerà. Praticamente non ci sarà più ghiaccio. But if we can save it, then we'll still e have. Salveremo anche. We'll still have ice, and we'll still have polar bears, and we'll still have people that can go out. Dove siamo? So, grazie.